Solutrans è stato il palcoscenico ideale per i costruttori per lanciare le loro proposte di trasporto sostenibile. Debutto in casa per le gamme TEC E-Tech di Renault Trucks, i pesanti della casa che diventano elettrici, ma non solo. Infatti Renault Trucks ha anche presentato il nuovo Master E-Tech, che presto sarà affiancato anche dalla versione endotermica. MAN ha lanciato il suo E-Truck nelle versioni ETGX ed ETGS, un veicolo che può arrivare fino a 800 km di autonomia grazie alla possibilità di installare fino a 6 pacchi batterie. DAF ha lanciato invece il suo DAF XB Electric, veicolo pensato per la distribuzione urbana, che si va ad affiancare alle proposte di altri 8 veicoli del costruttore, tutti elettrici. Poi nello stand di Scania invece abbiamo trovato tutta l'offerta multi-energy del produttore, che va dai biofuel all'elettrico, quindi tecnologie diverse per mission diverse. Iveco ha portato a Lione la sua nuova gamma appena rinnovata, lanciata a Barcellona giusto qualche settimana fa, che traccia appunto la strategia di Iveco di essere guida del cambiamento, mentre Daimler Truck ha presentato nel suo stand tutta la sua offerta sostenibile, con un focus sull'elettrico e con un focus ancora più particolare sul Actros 600 appena lanciato. Anche i veicoli commerciali hanno fatto la loro bella mostra. Renault ha lanciato il Master, mentre Stellantis ha presentato la sua strategia Pro One, che include tutti i suoi 6 marchi, con un focus in particolare sul e-retrofitting e sulle soluzioni ad idrogeno. Tutte queste novità saranno approfondite sul nostro speciale Solutrans su trasportale.it e sui prossimi numeri della nostra rivista. Quindi non vi resta che seguirci e leggerci per scoprire quali sono le novità del mercato per quanto riguarda il trasporto sostenibile. Quello che noi possiamo intuire è che sì, si spinge tanto sull'elettrico, ma l'approccio sta cambiando e sta diventando sempre più multienergetico, quindi più tecnologie in base alle diverse missioni di cui si occupano i clienti. Quello che è certo è che in un certo senso il trasporto inteso come è stato inteso fino ad oggi sicuramente non sarà più lo stesso.